utilizzando una terminologia moderna di oggi, possiamo parlare di un Manzoni certamente popolare, ma non populista. Il legame controverso che Manzoni stabilisce tra potere e opinione pubblica, tra giustizia e sentimenti diffusi, ci induce a riflettere, sia pure in tempi incommensurabilmente distanti, sui pericoli che oggi corrono le società democratiche di fronte alla diffusione del distorto e aggressivo uso dei social media, dell'accentramento dei mezzi di comunicazione nelle mani di pochi, della disinformazione organizzata e dei tentativi di sistematica manipolazione della realtà. E anche sulla tendenza registrabile in tutto il mondo di classi dirigenti di assecondare la propria base elettorale o di consenso e i suoi mutevoli umori registrati giorno in giorno tramite sondaggi, piuttosto che dedicarsi a costruire politiche di ampio respiro, capaci di resistere agli anni e di definire in tal modo il futuro. Già nei Promessi Sposi, nei capitoli dedicati alla peste, Manzoni scriveva icasticamente a proposito di questi rischi: il buonsenso c'era, ma se ne stava nascosto per paura del senso comune.